vedendo sono le prime immagini, in anteprima, di alcuni dei 9 documentari dedicati all'alpinismo nel patrimonio mondiale che il giornalista documentarista Emanuele Confortin sta realizzando per la Fondazione Dolomiti UNESCO. 9 racconti che intrecciano i valori estetici e geologici delle Dolomiti con la storia e l'attualità dell'alpinismo, con l'esperienza cioè di chi un secolo fa, come oggi, ha voluto e vuole vivere le pareti, i camini, le placche, le fessure, i diedri che rendono le Dolomiti con la loro geologia, capace di raccontare la storia della Terra, un paesaggio unico al mondo che sì, racconta anche in parte la storia dell'uomo. Abbiamo incontrato Emanuele Confortin. Beh, se avete l'occhio allenato, nonostante le nubi, avete già capito dove. Ora siamo al cospetto, all'inizio della parete nord-ovest del Civetta, dove domani ripeteremo la via Aste. Lì si vede la cima del Civetta, è quella che sembra sfumare, dove c'è la nuvola che parte. Scendendo leggermente c'è un'altra cima, che è Punta Civetta, che adesso la stanno coprendo. Quella è la cima sulla quale usciremo. Con lui i protagonisti di uno dei documentari in lavorazione, Luca Vallata e Claudia Mario, entrambi di casa sulla Nord-Ovest. Per me la Civetta è di certo la parete del cuore. Io sono passata qui sotto la prima volta tanti anni fa, camminando, in uno dei miei primi approcci alle Dolomiti, e sono rimasta incantata da questa parete. Ognuna di queste montagne racconta storie di persone che le hanno salite, che hanno tentato di salirle, di persone che semplicemente ci camminano in mezzo. Di certo ogni montagna, secondo me, ha la sua storia ed è bello che sia raccontata, ma allo stesso tempo le Dolomiti di per sé, solo il loro nome. Nel mondo, quando mi capita di viaggiare e mi chiedono dove arrampichi, di solito dico le Dolomiti, le persone sbalancano gli occhi. Qui sei nelle vesti di narratore di Via Altrui. Il racconto diventa poi parte integrante anche della tua esperienza alpinistica? Ma sì, allora diciamo che la Civetta è il gruppo montuoso che forse ha frequentato di più. È uno dei gruppi montuosi nei quali ho iniziato a arrampicare personalmente, quindi è una zona che conosco molto bene. Personalmente io sono sempre stato molto interessato alla storia dell'alpinismo in generale e quindi ho sempre cercato di informarmi riguardo alle vicende degli apritori delle vie che andavo a ripetere. Quindi il fatto di cercare di mettermi nei panni di quelli che sono state le persone che mi hanno preceduto su quell'itinerario è uno sforzo che mi viene naturale. Per placca grigia ben lavorata si punta indietro giallastro. Eccolo là. La cui parete destra è una grossa lama spuntone staccata. Bella lama spuntone. L'obiettivo del progetto è quello di accompagnare chi fruirà, chi guarderà questi documentari in un percorso di scoperta delle Dolomiti dall'interno, dal punto di vista degli alpinisti, dal punto di vista anche visuale della verticale, quindi cambiando una prospettiva che molto spesso per l'escursionista, l'amante della montagna, il frequentatore di queste straordinarie strutture rocciose è limitato, si fa per dire, al sentiero o alle ferrate, e quindi a una visuale frontale della parete della montagna, che è sicuramente suggestiva, però questo progetto avrà delle soggettive, utilizzeremo molto la soggettiva, quindi l'immagine, il punto di vista dello scalatore. Basti pensare al fatto che gli alpinisti in una scalata, in 1000 metri di parete, 300 metri di parete, comunque scalando una parete, hanno un rapporto veramente intimo con la roccia, con la parte geologica della montagna, perché accarezzano appiglio dopo appiglio tutta la parete. Non possono saltare 20-30 metri perché non hanno le ali e quindi devono sempre avere un rapporto estremamente profondo, estremamente intimo, estremamente umano, personale, profondo con la parete. Cercheremo in ogni puntata della serie di contestualizzare il lavoro e contestualizzare il sistema dolomitico in cui siamo a scalare, e quindi lo daremo voce ai custodi di queste pareti, che sono i rifugisti in primis, e poi agli scalatori principali. Luca Vallata è un amico, ma è soprattutto una guida alpina professionista, molto bravo, con il quale ho già collaborato per altri progetti alpinistici. Secondo me l'alpinismo ha fatto parte della storia delle Dolomiti. E in più trovo che sia anche molto interessante il fatto che questo progetto vada ad unire vari gruppi montuosi sotto il segno dell'alpinismo. Personalmente la trovo anche una cosa stimolante proprio a livello personale, perché
mi dà la possibilità di poter scalare in gruppi montuosi diversi, anche un po' al di là di quelli che sono i miei giri abituali. Di volta in volta ci saranno dei, chiamiamoli ospiti, comunque si legherà con noi qualcuno in cordata, e siccome la narrazione storica dell'alpinismo è stata in stragrande maggioranza di tipo maschile, l'uomo, l'associazione dell'arrampicata, dell'alpinismo alla figura maschile, abbiamo deciso di coinvolgere anche delle alpiniste. Un aspetto che ti premerà raccontare domani in parete su questa via specifica che tu hai già fatto. Sì, l'ho già scalata con un'amica molti anni fa. È stata una delle poche volte che ho avuto la fortuna di poter fare una salita in cordata completamente femminile. Io penso che le donne nell'alpinismo ci siano sempre state. Non sono mai state in vista come gli uomini, per un motivo o per l'altro, insomma. Invece adesso di alpiniste brave, forti, capaci ce ne sono sempre di più, ed è giusto che abbiano spazio anche loro. Andremo a inquadrare ciascuna parete, ciascun sistema anche dal punto di vista geologico, grazie al contributo di Emiliano Dore, che sarà una presenza fissa al pari di un artista, Gigi Del Re, il quale scandirà la narrazione di ciascuna puntata su un foglio di carta. Gigi Del Re è un bravo disegnatore, predilige in particolare la tecnica dell'acquerello o della matita. Siamo già stati a scalare sulla via Gerbaz, sulla crota cimoliana, al dirimpettaia del famosissimo campanile di Valmontanaia, e siamo stati sulla via Eisersteigen, sulla cima Mugoni, nel gruppo del Catinaccio. In crota cimoliana c'era Ivan Darios, che è il gestore del rifugio Pordenone, mentre su cima Mugoni c'era l'artista, il disegnatore che ho citato, ovvero Gigi Del Re, che ha chiuso un cerchio molto speciale ripetendo nuovamente una via dove lui aveva scalato nel passato. Ricordate le immagini della traversata delle Dolomiti di Brenta lungo la Via delle Normali, che ha caratterizzato il decennale di Brenta Open, l'evento più inclusivo delle Dolomiti, capace di trasformare le barriere naturali, le montagne, in megafoni per chiamare tutti al superamento delle barriere mentali? Bene, dal 29 agosto questo messaggio, partito dalle Dolomiti Patrimonio Mondiale, sta percorrendo tappa dopo tappa, passo dopo passo, incontro dopo incontro, tutta l'Italia, con l'obiettivo di approdare in Sicilia su un altro bene iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, l'Etna. In che modo? Grazie all'energia e al sorriso di Rosario Fichera e di tutti coloro che si stanno unendo al suo cammino. Lo avevamo incontrato alla vigilia della partenza e abbiamo continuato a seguirlo sui social, che raccontano il viaggio dalle Dolomiti all'Etna, in cammino per l'inclusione e la sostenibilità, organizzato da Dolomiti Open con moltissimi enti coinvolti, tra cui anche la Fondazione Dolomiti UNESCO. Naturalmente si attraverseranno tantissimi altri siti naturali o storici che appartengono al patrimonio dell'umanità UNESCO. Faccio alcuni esempi: da Padova, dove c'è l'Urbs Picta e l'Orto Botanico, a Ferrara, al centro storico di Bologna, per arrivare a Spoleto, a Assisi, fino a Pestum. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di richiamare l'attenzione delle persone su due temi importantissimi, quelli dell'inclusione e della sostenibilità. Due facce, tutto sommato, della stessa medaglia. Durante numerose tappe del viaggio, un viaggio di circa 103 tappe per oltre 2000 chilometri, si uniranno persone con disabilità, ragazzi con disabilità, accompagnati dai loro responsabili delle associazioni di appartenenza. Dalla montagna parte un concetto molto più ampio, dove tutto diventa inclusivo, perché la montagna è un ambiente dove gli ostacoli possono diventare solamente e soprattutto delle opportunità su come poterli superare, e ognuno di noi deve affrontare delle, tra virgolette, difficoltà. Poi insieme, il bello poi anche della montagna è questo, che è anche una delle iniziative della nostra associazione Dolomiti Open, che è la storia di pochi
pochi può diventare la conquista di tutti. Cioè dire, i grandi sogni si possono realizzare grazie alla forza del gruppo, all'insieme. Insieme si diventa molto molto più forti e soprattutto si possono superare quelle che possono sembrare delle difficoltà insormontabili. Tutti questi sentieri saranno, e tutti questi percorsi, tutti questi cammini saranno uniti da questi incontri con le persone, che è forse il valore più forte, più grande, più intenso che può regalare un'esperienza come questa. Noi Dolomiti oggi incontra Alessandro Marinello, insieme a Lucia, nuovo gestore del rifugio Scarpa Gurechian. Siamo a monte di Frassenè a Gordino, al cospetto di una delle pareti più iconiche delle Dolomiti, e cioè l'Agnier, che oggi si nasconde. Ti chiediamo di raccontarci un po' le motivazioni che ti hanno spinto a prendere in mano la gestione del rifugio Scarpa. Con questo salutiamo anche Marco e Sharon, che abbiamo conosciuto negli anni scorsi. Il mio socio, quello che hai appena detto, che io ringrazio Marco e Sharon per il loro lavoro. Ho iniziato questo percorso inseguendo un sogno. Istruttore d'alpinismo, amante della montagna. Vuoi complice l'età, vuoi complice anche l'opportunità che mi ha dato le vicende della vita, alla fine si è presentata questa opportunità che il CAI di Agordo appunto ha aperto questo bando. Sono approdato qui, in questo splendido posto, un nido d'aquile lo definisco, ai piedi di una montagna che fa parte delle Pali di San Martino, insieme alla Croda Granda, no? Però magari è quel lato più sconosciuto, meno famoso, meno noto, no? Più silente, più segreto anche, ma anche più severo. Qui siamo a un tiro di sasso, letteralmente, dal confine dell'area core del patrimonio mondiale, l'Agnier ne fa parte, siamo nel sistema 3. Come vivi questo aspetto? Cioè l'idea di essere anche tu un po' un custode di un patrimonio che ha un valore tale da essere stato riconosciuto a livello universale. Far parte di tutti quei colleghi che sono sentinelle di questi luoghi è un aspetto impagabile, è una responsabilità, significa essere presenti, vigili, attenti. Vigili anche nei confronti di una frequentazione della montagna che sta cambiando rapidamente, l'abbiamo visto soprattutto dopo gli anni del Covid. A volte par quasi di essere ripetitivi, no? Par quasi di dire le stesse cose, no? Però anche l'altro giorno ti chiedono il gelato, ti chiedono il ghiaccio, ti chiedono quelle cose che normalmente uno trova in valle. Bisogna avere anche la giusta consapevolezza di come ci si prepara, di come ci si veste, di come ci si attrezza per andarci. Hai mai fatto il conto di quante volte prendi per le mani una lattina? Questa è una bella domanda. Sicuramente 5 volte, perché tra lo scaricarla giù in valle, portarla su con i fuoristrada, stoccarla, poi ovviamente va consegnata al cliente, poi raccolta dai tavoli e ovviamente differenziata, quindi non è purtroppo come in valle. Quest'anno va un po' meglio dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico? Quest'anno siamo un po' più fortunati perché ovviamente abbiamo acqua con le piogge. C'è da stare attenti su quella che è un po' la velocità del cambio. Con bombe d'acqua, con quantitativi di acqua notevoli, con forte vento, e questo potrebbe essere problematico sia per l'escursionista ma anche per noi, perché siamo costretti a dover pulire maggiormente le canaline di scolo, a dover togliere i sassi che rotolano sulla strada o le piccole frane o smottamenti che si vanno a creare. Pensavamo di portare i nostri saluti al nostro amico Dario del rifugio Cavallera. No, la telefonata è troppo semplice e poi diventa fredda. L'abbiamo già fatto con gli amici del rifugio Treviso, ok? Noi prendiamo una cartolina. Un caro saluto e buona stagione a tutti voi da Alessandro e Lucia. Benissimo, allora a chi la diamo questa cartolina? Questa qua la diamo a te, che dovrai consegnarla agli amici del Cavallera. Lasciamo dunque il rifugio Scarpa e andiamo a consegnare a Dario la cartolina che viene da Alessandro e Lucia.